obiettivo principale è veicolare, è creare uno specchio. Certe cose che capisci che non accadono per caso. E quando tu hai vissuto in una realtà che scopri non essere proprio quella. Perché l'unica cosa che ti fanno percepire è la paura su cui giocano. Mi ricordo che verso i 10 anni ho visto come se c'era qualcosa che mi ha preso e mi ha portato via perché mi sentivo staccato dal letto. Ci sono stati, penso, fin da piccolo. A una certa età ho incominciato a documentarmi su certe cose. Guarda come si comportano gli altri. Tu non ti comporti come gli altri, tu non sei normale. Ma tu sei fuori di testa, ma cosa stai dicendo? Magari hai letto il libro e sei stato impressionato. Perché a loro va bene a stare nell'ignoranza, perché l'ignoranza fa comodo. Fondamentalmente, c'ho paura. Non è facile affrontarli. Ora cosa accade? Poi arriva quella scintilla, quella frase o quel discorso che ti apre una strada. E ti apre una strada dentro la tua mente. È qualcosa che loro non hanno. Gli serve. Perché loro non hanno quello che abbiamo noi e quello che loro vogliono, per questo vengono a prenderci. Impongono tutto, tutta la vita. E io ho detto basta. Comprenderemo tutto e le nostre coscienze costruiranno, nell'istante in cui abbiamo compreso tutto, un mondo migliore.